E vai. Nuova puntata, gentile borgata, Simo, in studio Manuel, Marco, gentile borgata. Cazzo de pensavi, qua non tocca essere bravi, qua si tratta di essere seri, gente di borgata, sono un ragazzo dei palazzi, sono in mezzo a brutti andazzi e me frega cazzi se te spacchi, che ti aspetti, non scrivo testi perché il mio mestiere nel cercando di piacerti, no, questo sono io, me stesso e nient'altro, non c'è faccio il viaggio, non c'è magna, non c'è viaggio, questo è il mio diario, pop serio, scrivo a mare, se me lo del culo te lo dico, mica dalla periferia male, di Roma, dalla periferia di Roma, dice Manuel, alle borgate di Torino in un ideale gemellaggio, tutti i blocchi d'Italia riuniti sotto la musica di gente del borgata. Bene ragazzi, buonasera, un saluto a tutti, un saluto anche da parte di Manuel per questa nuova puntata di Hip Hop Underground sul canale The Crazy Marco 78. Parleremo nuovamente di hip hop e parleremo nella fattispecie di un gruppo romano legato alla scena underground capitolina, creatosi nel 2004, chiamato Gente de Borgata. Perché Manuel è con noi? Manuel mi ha consigliato qualche mese fa questo gruppo. Manuel è stato anche già presente in questo canale durante una recente puntata sul caso Sfera e Basta, e oggi ci aiuterà a ricostruire le tappe principali del percorso discografico di questo gruppo, appunto Gente de Borgata. Sarà un'occasione per diciamo così andare a analizzare i testi più importanti e significativi di questo gruppo hip hop romano, e mai come in questo caso possiamo usare il termine hip hop senza alcuna timore di smentita, perché come avremo modo di vedere gruppi come Gente de Borgata non sono semplicemente gruppi che fanno musica rap, ma sono gruppi che fanno parte di quel contesto particolare fatto di particolari controvalori che noi definiremmo cultura hip hop in senso lato. Gente de Borgata è non solo un gruppo di musica rap, ma è un gruppo hip hop al 100%, come avremo modo di vedere. Bene Manu, per questa puntata hai scelto 5 canzoni, esatto. Se non sbaglio. Abbiamo cominciato con Piacere, la prima traccia, poi... Ok, che manderemo adesso, sì. Però io prima di mandarle farei una brevissima presentazione del gruppo, giusto, sì, per far entrare il nostro pubblico dentro il mood di questa, sì, di questo particolare gruppo hip hop romano, composto da 4 elementi. Ricordiamo chi sono: sì. Simo GDB, mm-hmm, il turco Sparo Manero, Supremo 73 e DJ Fester. Perfetto, parliamo di un gruppo che è uscito circa 15 anni fa, hai detto te, 2004, giusto, che ha all'attivo 3 dischi. Li ricordiamo velocissimamente: 2007 esordio discografico di Gente de Borgata col lavoro Basta con Stelagne, seguito dal Terra Terra del 2009 e poi Manifesto nel 2013, quindi hanno all'attivo soltanto 3 dischi, e quindi è un gruppo che può dare ancora tantissimo a questa scena hip hop. Bene, hai fatto 3 nomi: il turco, Simo GBD e Supreme 73. Supremo 73. Ognuno con un proprio caratteristico flow, ognuno con un proprio stile personale. Infine il DJ, DJ Fester con un suo particolarissimo stile. La casa di produzione di riferimento è la Quadraro Basement, la cui è stata ospite anche Noiz Narcos. Ai tempi di Truce Clan. Ai tempi del Truce Clan. Perfetto. Attraverso i Gente de Borgata per noi sarà anche un'occasione propizia per
andare davvero a scavare dentro le vicende dell'underground romano. Bene, partiamo con questa top 5, la prima canzone, piacere, Simone, sì. GBD. Vai, 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 Manu, facci sentire piacere. Ascoltiamo tutte insieme e poi Manu ci spiegherà perché ha scelto proprio questa canzone per iniziare. Nero ora noto con il culto, e se non lo capite ve lo inculco, da qui ad Acapulco, in questo mondo assurdo, figlio di un impulso, espulso, schiamo il furbo di turno, faccio un giro notturno per ste strade, come gli estate, borgate, le mani alzate, tutta sostanza, fatti e prove, vengo dal Flaminia direzione non so dove, no, non faccio cover, faccio musica seria, io parlo di problemi, di quartiere e di miseria, io metto il cuore e l'amore in ogni sillaba, tu muori come J.D., la fanculo alla tua villa, tu non sei doppio, non ti fotti la riplasi, stanotte dormirai con i pesci insieme a Luca Brasi, applausi per la borgata, dai regà, Roma è la città qua, chi c'è sta lo sa, potrei dire hey baby, vieni qui, ma non sono Jay-Z, questo è GDP, sta capì, qui c'è storia, qui c'è un nome, qui c'è una terra, una città, una nazione, noi non da moretta alle parole d'un coglione, andiamo avanti uguale, regolare, non mi chiede come, capimo bene mentre vivemo, mano a mano, a piacere sono il tuo. Con l'ascolto sentiamo Simo GBD, che è il suo preferito tra l'altro. La colonna portante del gruppo, se lo dice Manu mi fido. Andarsi e me frega cazzi se te spacchi, se ti aspetti, non scrivo testi perché il mio mestiere nel cercando di piacere, un filo conduttore che ritroviamo, intanto parlano un linguaggio diretto che arriva a tutti gli strati della popolazione, un linguaggio crudo e diretto che arriva a tutti. E poi c'ho poca grana, troppa voglia o troppa spazzatura. Troppa spazzatura, quindi siamo lontanissimi da quel senso dell'autocompiacimento, quell'ego trip che caratterizza ad esempio l'attuale scena trap. Nella puntata dedicata a Sfera Bassa abbiamo parlato di questo. Ebbene, Punto di Borgata rappresentano tutto la contrapposizione totale rispetto a questo. Bene, stoppiamo, abbacciamo. Lasciate lì, perfetto, abbiamo detto quindi c'è un filo conduttore in questo linguaggio crudo e diretto, no? Che dire di questa canzone? Perché ho scelto piacere per iniziare? Ho scelto piacere perché appunto racchiude molti valori fondamentali dell'hip hop, come la libertà di espressione, il fatto di essere veri. Quindi realismo nelle canzoni e poi serietà, quella serietà nel raccontare cose vere, vissute veramente. Tra l'altro queste caratteristiche le ritroviamo anche nella seconda canzone che ci hai proposto, Operaio, dove ancora una volta gente deborgata darà voce agli ultimi, ai diseredati, a chi una voce non l'ha mai avuta. E vogliamo ascoltare allora questa canzone, sì, Operaio, che appunto è uno dei pezzi più belli di questo e più interessanti di questo gruppo, che con la loro particolare destabilizzante proposta musicale vanno contro tutto quello che noi non abbiamo mai veramente sopportato dell'attuale scena trap. Questo è l'hip hop a cui alludo quando parlo di hip hop fatto di contenuti. Dalla parte dell'operaio, da una vita con la gente che va al contrario, aspettiamo il treno, astraiati sul binario, lo famo torna ai conti se non famo straordinario, torno a casa che puzzo del fritto, ma attacco al cazzo se non pago l'affitto, afflitto un relitto nel mare, senza salvare
gente qua niente li possa fare. Cosa vale, cosa non vale, capire cosa fare qua è cosa normale. Spremuto fino all'osso non mi posso riposare, corro finché posso, il cielo sai che è regolare. Il racconto del quotidiano, della vita alienante, fatta di sfruttamento, l'operaio come simbolo di una situazione di subalternità da parte della classe dominata, dalla classe dominante. Pensare che cambio, che tanto non cambio, spacca l'opinione, sullo stile, né giacca né cravatta, né un copione da seguire, la gente non sogna se non riesce a dormire. E quindi la musica hip hop come occasione per parlare dell'alienazione, del sfruttamento e della condizione di ingiustizia permanente che caratterizza questo malsano sistema in cui viviamo. Bene, vogliamo dire qualcosa rispetto a questa canzone, operaio, Manuel? A proposito della nuova scena, si differenzia molto dai comunque uno spesso delle loro canzoni, diciamo dai miti americani, dai prodotti commerciali. I prodotti commerciali, ok? Queste varie cose. Ok, io direi che una scena, quella della trap odierna, fatta di artisti che raccontano situazioni fittizie e mai vissute realmente, giocando sull'ingenuità del pubblico, soprattutto quello più giovane, che non riesce spesso a cogliere la differenza tra ciò che è reale e ciò che invece è pura finzione, e finisce quindi per esaltarsi di fronte a delle rappresentazioni chiaramente fittizie che tuttavia essi non riescono a riconoscere come tali. Per chi come noi invece ama veramente l'hip hop, diventa sempre più difficile restare calmi di fronte a un mercato discografico sempre più saturo di prodotti finti, privi di profondità artistica e senza alcuna qualità musicale. In questo senso un gruppo come Gente Deborgata, come quello appunto che stiamo analizzando oggi, risulta in tal senso un caso più unico che raro, perché a differenza di tre quarti dell'attuale scena, Gente Deborgata nelle proprie canzoni parla sempre e solo di cose e situazioni vissute direttamente da ciascuno dei componenti del gruppo. Questo è l'hip hop real, ok? Come nella canzone Musica Seria, giusto? Il singolo di Simon GDB. Cosa vogliamo? Prima vogliamo ascoltarla questa canzone? Sì. E poi diciamo due cose anche. Questa traccia è presente nell'album del Turco, nell'album Musica Seria, appunto. Perfetto. E vogliamo quindi ascoltare ancora questa canzone Musica Seria, che si va a inserire in questo filone di fronte alla necessità di essere seri nel raccontare la realtà delle cose attraverso l'hip hop. Ascoltiamo Musica Seria. Simo. E che gli hai fischio. Musica seria. Musica seria. Se. Non parlo dell'America anche se te piace tanto, anzi non è che a me non interessi, non me frega proprio un cazzo, eh sì. Che c'è, te sembra strano, faccio rap in italiano, mica l'acco 50 qua co sparo. Non imito gli americani. Se di qualcosa è perché prima l'ho toccata già con mano. Villa Gordiani, oh, vengo da Roma, non c'ho tempo per le tue cazzate, ci qua se lavora, questa è musica seria, la mia musica è vera. Non scrivo se non vivo e affanculo fama e gloria, questa è un'altra storia, lontana spario dal tuo mito americano che MTV dice che è bravo. Gente deborgata ancora di sti tempi, gente abituata a tirare avanti e stringere i denti. E tu che dici, che cazzo pensi, che mi metto a fa lo scemo giusto per ottenere consensi? No, dico, ma te senti, io non c'ho amici nel Bronx, ce l'ho al massimo a talenti. E che t'aspetti, che poi te pio sul serio, se te conci da pupazzi e dici a me che è tutto vero. Coerenza zero, pensate più e parlate meno, spegni quel televisore, prova e sei sincero, faccio musica seria, ma tu tanto che ne sai, faccio musica seria, se non ti piace vai. Bene, siamo davanti a un testo che nella migliore tradizione hip hop ci parla ancora una volta di una contrapposizione fortissima rispetto allo status quo imperante, quindi di una critica radicale a questo status quo e a questo stato imperante.
con un flow perfettamente funzionale al beat, con un testo che racconta in modo più realistico una vita appunto fatta di alienazione e sfruttamento. Cosa vogliamo aggiungere a riguardo per quello che riguarda questa canzone, Manuel? Come abbiamo prima appunto detto, vuole diversificarsi dalle masse. Perfetto. E da tutto ciò da cui siamo invasi oggi della musica trap, che parla di cose, situazioni fittizie. Esatto. Di un'America che non c'è. Esatto. Un'America che non c'è, perché quando la drill di Chicago, quando Pop Smoke, la drill di Brooklyn ci raccontano un mondo fatto di sparatorie, di omicidi, di gang in lotta tra loro, di nemici da eliminare, ci racconta un mondo che esiste realmente, tant'è che Pop Smoke ad esempio è stato ammazzato durante una rapina. In Italia non esiste questo contesto fatto di gang in lotta tra loro, e francamente il tentativo di raccontare un mondo pescando da quell'immaginario, americano, finisce solo per confondere il pubblico e raccontare appunto un mondo che non esiste, dimostrando mancanza di serietà. Quella stessa invece serietà che invece gente deborgata richiedono all'artista hip hop, perché essere seri significa raccontare le cose non tanto per guadagnare visualizzazioni, ma perché quelle cose sono state vissute veramente. Altrimenti il risultato è quello di creare una realtà fittizia, grottesca, come quella che ci ripropone attraverso i soliti cliché la trap italiana, soprattutto quella più becera, quella che purtroppo però domina nelle classifiche spesso e volentieri. Bene, quindi ragazzi, se Rizzus, se il Gallagher di turno ci parla di gang, ci parla di sparatorie, francamente fa ridere. Se lo fa Pop Smoke, se lo fa Tupac, ne avevano invece, ne hanno ben donde. Ok? Niente, ok, quindi questo stesso concetto quindi lo ritroviamo direi in quasi tutte le altre canzoni di questo gruppo. Bene, quindi rispetto al business, che qui veramente c'entra poco, qua veramente siamo di fronte a un esempio di cultura hip hop, intesa come insieme di valori controculturali da opporre allo status quo imperante, e quindi una cultura, quella hip hop, non dimentichiamolo mai, che nasce come forma di resistenza culturale e che si basa proprio sull'importanza della libertà di espressione e sul realismo dei mondi raccontati. Questi tre elementi sono fondamentali per poter parlare di cultura hip hop, altrimenti parliamo semplicemente di rap o di pop, o di pop rappato. Che però questo è un punto che sfugge a molti ascoltatori anche, esatto, di rap. Un punto che sfugge, diciamo, all'utente medio che si trova ad ascoltare questo genere di musica. Benissimo, 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 benissimo. Vogliamo, quindi niente, ripartiamo. Adesso voglio ripartire per concludere questa puntata molto interessante sul gruppo Gente Deborgata con una tua definizione che secondo me sintetizza molto bene il contesto in cui ci muoviamo. Quando parliamo di gruppi come Gente Deborgata, tu mi hai parlato di un gruppo fedele alla linea. Esattamente, un gruppo che è stato coerente dal primo lavoro, che è stato Basta Costelagne, uscito nel 2000... A metà del 2000, insomma. A metà del 2000. Sì. Quindi un gruppo che non ha mai perso la sua coerenza a livello sia concettuale che stilistico, senza quindi mai perdere di vista un elemento che differenzia il rap, che è anche espressione di cultura hip hop, da quel pseudo rap che invece con l'hip hop non c'entra assolutamente nulla. Esatto, quindi l'hip hop, ragazzi, questo lo ripetiamo per l'ennesima volta, soprattutto per chi si sta affacciando per la prima volta di fronte a questo genere, non può essere definito tale se all'interno di esso non è presente una vera e propria critica radicale al sistema e allo status quo da parte di chi fa questo e produce questo genere musicale.
Ok? Quindi l'hip hop non può essere definito tale se dentro di esso non si consuma questa forma radicale di critica al sistema e a tutte le sue istituzioni che lo sorreggono. Quando parliamo di istituzioni che sorreggono lo status quo, parliamo di chiesa, di esercito, di Stato, naturalmente, di tutti i potentati massonici finanziari che purtroppo oggi rendono questo mondo così invivibile. Bene, quando un gruppo invece come Gente de Borgata entra in scena, lo fa per contestare il sistema e quando lo fa, come in questo caso, con tecnica, attitudine e originalità, i risultati sono di fronte ai nostri occhi e dentro le nostre orecchie. Bene, noi abbiamo cercato comunque di omaggiare attraverso questa top 5 che ci ha proposto Manu e che si conclude con un ultimo pezzo che vogliamo ascoltare per concludere questa puntata. Io sto morendo di caldo, qua purtroppo le luci ci stanno uccidendo, d'altronde se volete vedere i nostri visi un po' più illuminati, questo è il compromesso. Niente, quindi vogliamo concludere questa puntata che ci ha permesso di comprendere ancora una volta quali sono le differenze principali tra musica rap e musica rap all'interno di un contesto culturale hip hop, come nel caso del gruppo Gente Borgata. Ragazzi, io vi saluto ascoltando questo paradisiaco di questo meraviglioso la realtà nuda e cruda, merda di chi la vita se la suda, la realtà grazie di una ragazzi, verità tacciuta, quella che ti sputa in faccia se non hai mezzi, quella che rifiuta aiuta solo chi regge i prezzi, apprezzi o non apprezzi è così, se stai a pezzi o ti rialzi o sono cazzi, la strada brucia, non venire a parlarmi di fiducia, sai che la visuale non è lucida, amo poche persone ma le amo col cuore, chiamo nella confusione, le ritrovo nel rumore, se non c'è funzione forse sono meglio per l'occasione reale, messi male, Manu, questo omaggio alla cultura hip hop, regolare man, musica di Gente de Borgata. Io amo questa realtà anche se lei non ama me, amo quello che mi dà anche se è quello che è, io porto rime scritte con le mie mani, sfondi reali, niente per mentali, tutto reale man se ci puoi credere, tutto reale man se ci puoi credere, è regolare man, è regolare man. Vediamo raga la prossima puntata, The Crazy, Marco 78, campanella, iscrizione e like. Ciao da Marco, ciao da Manu, è questione di starci, non è un solo mondo, sono mille mondi marci, ed ora che ci stiamo non possiamo fermarci, amo questa realtà con i suoi intralci, amo la vita anche se la vita calci, nelle strade delle borgate, delle strumentali, delle tracce che abbiamo sentito, va bene ragazzi? Certe cose per riaprirle devi passarle, qui non è Harlem, è Roma casilina, la realtà della mia rima fa più danni di Catrina, è regolare man, è regolare.